Questo progetto dei waterbonds, letteralmente ossa d'acqua, è un elemento sculturale che per me è generativo. L'idea, il progetto che sta un po' dietro a questo è quasi liberare da una costruzione di massa, di dimensione univoca della scultura e deflagrarla nello spazio con la libertà di una pianta, la libertà di un organismo. Il lavoro suggerisce tante relazioni che stanno tra natura, scienza e per me in primo luogo l'idea dell'arte, l'idea della scultura. In questo senso quest'idea di parcellizzazione della scultura mi dà una grande libertà nell'approccio a ambienti diversi, sia interni che esterni, e mi permette di interagire con le architetture, mi permette di giocare con la luminosità intrinseca a uno spazio. L'idea che ho di questo tipo di scultura si riferisce molto a un'idea di rappresentazione diagrammatica, quindi a una forma astratta di segno che ci ricorda dei contesti che possono essere la scrittura spaziale nell'arte, ma anche il diagramma scientifico. Questa idea di particellare, di fluidità, di organicità, in realtà si sta quasi sviluppando autonomamente proprio a seconda del luogo, del contesto. In questo senso credo che il lavoro sia quasi autonomo da qualsiasi contesto, cioè una sua forza intrinseca, ma è molto importante il rapporto che acquisisce con la cornice architettonica in cui è installato. Alessio entra in gioco perché abbiamo un interesse analogo per alcune forme, diciamo, di linguaggio legate alla scienza. Credo che per entrambi sia molto importante alla fine l'esito poetico, al di là della grande ingegnerizzazione che ci può essere dietro a un lavoro, insomma, non è quasi mai un fine l'ingegnerizzazione. Quando ci siamo incontrati con Loris più o meno 2 anni fa, Esatto. io stavo lavorando da non molto a un progetto che si chiama NN, che è un progetto appunto che cerca di sposare sistemi incongrui, partendo dalla scienza, comunque da un sistema appunto ingegneristico. Osservando il suo lavoro, in quel momento io, avendo proprio un focus di attenzione sul suono, ho notato questa capacità delle installazioni di Loris di vibrare di frequenze. Cominciai a lavorarci e a studiare il metodo di lavoro di Loris, il modo in cui proprio fisicamente e tecnicamente assemblava i suoi moduli, fin quando non riuscì a mettere a punto proprio diciamo, la radice matematica del suo modo di assemblaggio, creando una reale funzione, un reale algoritmo, che pensai potesse entrare all'interno di un sistema, un ambiente di programmazione di musica appunto generativa, essendo questi lavori di Loris diciamo generativi, no? Nel senso che partono come dei sistemi L, questi sistemi appunto che a livello botanico rappresentano a livello matematico, algoritmico la crescita delle piante. Riprendiamo appunto quest'idea e l'ho trasportata praticamente su un piano sonoro, creando un software, un ambiente di programmazione in cui la logica di assemblaggio, che nel caso di Waterbonds è tripolare, diventa qualcosa di scultoreamente sonoro e che si autogenera come in natura continuano a crescere le piante, come le installazioni di Loris continuano a crescere. All'interno di questo ambiente abbiamo inserito dei campioni, essendo il nome del lavoro ossa d'acqua, sono dei campioni di gocce d'acqua che all'interno dell'evoluzione algoritmica del software, piano piano, dalla liquidità del suono si seccano, diventando veramente dei suoni di ossa sbattute le une contro le altre. E questo ha creato un lavoro che è in perfetta sintonia. Queste sculture danno un'idea di sono finite, però in realtà possono andare avanti completamente all'infinito.
E all'interno di questo, diciamo, sodalizio col suono che si è creato, anche a livello sonoro, diventa una musica appunto che in quanto generativa potenzialmente non finisce mai. Però il limite tecnologico, il limite umano, ti dà soltanto l'idea che la scultura non possa finire, ma in realtà non è ancora possibile, così anche a livello tecnologico, per esempio, all'interno del software, la musica continua ad andare, l'algoritmo, essendo un sistema L, continua a diventare sempre più complesso, e questo anche in natura. Quindi ci sono tre piani, il livello, scultoreo di Loris, il livello sonoro, e questo richiamo appunto all'algoritmo naturale, sul fatto che una pianta stessa può continuare a crescere all'infinito, ma prima o poi probabilmente collassa. Così nel software, il suono continua ad andare, e potenzialmente l'idea è che vada all'infinito, ma dopo qualche ora, cominciano, dei problemi. Di sostegno proprio, e arrivano dei piccoli collassi, così come si può immaginare che una tua opera, Loris, se viene continuamente assemblata all'infinito, prima o poi Sì, si potrebbero creare dei no, cedimenti, no, come in natura. l'analogia meccanica, esatto, l'analogia meccanica è molto forte perché se il software stesso arriva a non poter più calcolare, si crea una sorta di crash di sistema, con la realtà fisica, questo è acciaio, cioè c'ha un peso, è un po' lo stesso problema, arrivi a una densità non più sopportabile in Esatto, alcune è come se situazioni. avessimo quasi identificato una sorta di limite trasversale che è quello dell'essere, Sì, diciamo, esatto. uomini, natura.